collasso in qualche modo va capito, va assimilato. C'è una parola che ha inventato uno scrittore di fantascienza americano che si chiamava Robert Anson Heinlein, non so se era attivo negli anni 70, anche lui ha scritto un libro bellissimo che si chiamava, che raccontava la storia di un marziano che arrivava sulla Terra. Questo marziano aveva tutta la sua filosofia marziana, era un essere umano, era un figlio dei coloni terrestri su Marte, un po' un nipotino di Elon Musk che voleva fare la stessa cosa. Questo marziano porta sulla Terra, fra le tante cose, il concetto, un verbo che è grok, uno strano suono. In inglese to grok, in italiano potremmo dire groccare, in francese groquer, in spagnolo non sono sicuro, ma forse come in italiano. E c'è tutta una filosofia del grokking che ha come origine la parola bere, acqua. Cioè tu comprendi i concetti come bevi l'acqua, l'assimili. Quando bevi un bicchiere d'acqua, l'acqua che bevi diventa tu stesso e lo stesso quando assimili un concetto, quando studi una cosa, se la capisci bene, la grocchi e diventa parte di te. È lo stesso del collasso, se il collasso lo grocchi, se permettete questa parola un po' di influenza americana, ma se lo capisci, lo accetti, ma non passivamente, lo accetti e lo gestisci, lo vivi e lo modifichi in modo tale da seguire l'andamento del sistema, sapendo bene che non lo puoi muovere più di tanto, però fai il possibile per evitare danni peggiori e per evitare soprattutto di peggiorare, perché tantissime azioni possono peggiorare di molto il collasso. E non so se ci siano delle ragioni cosmiche, ma sembra che in questo momento storico in cui ci troviamo a vivere, i nostri leader stiano agendo in modo specifico per peggiorare le cose. Non so se sono. Adesso lo fanno coscientemente o se c'è qualche ragione cosmica che li spinge a comportarsi così, ma è quello che vediamo.